causa, più che a causa della nostra non riesco a fare della parlare. nostra che Il mese di maggio è stato abbastanza proficuo, nonostante il sonno del libro, perché dico sempre la stessa cosa. sì Nonostante Graham Greene. Di lui avevo già letto il celeberrimo Il nostro agente all'Avana, di cui avevo visto anche il film. Console. Il codice Sì, lo il so. c'è questo medico che si chiama non mi Ragazzi, bentornati sul Ciao a canale. tutti. Oggi siamo qui per vedere quali sono state le letture di maggio di Joe. E visto che la mia presenza è sempre molto utile, mi sono portata il mio frappè, banana, pesca e cioccolato. Visto che sono qui a fare d'arredamento, Col teschio. perlomeno posso bere. Io l'ho già bevuto. Vabbè, Allora, diciamo che il mese di maggio, giusto? Il mese l'ho già imbroccato, già un grosso Beh, passo già un passo avanti. avanti, sì. È stato un mese abbastanza Proficuo. proficuo. Ho letto la bellezza di 8 libri 8 libri. e equamente divisi sempre tra letteratura di intrattenimento, cioè gialli, noir, eccetera, e letteratura un po' più impegnata. E adesso, che farò adesso? Ve ne parlerò. Schifo. No, vabbè. Allora, la prima lettura del mese è stata Ragione da vendere di Enrico Pandiani, e questo è l'ultimo degli episodi con protagonisti Les Italiens, che è un gruppo di poliziotti francesi, ma francesi. Dico, ma di origine, come sottolinea i loro cognomi, che sono Morventi, Savandoni, Coccioni, dal nome di origine italiana, che però non sa niente dell'Italia. Stavolta si trovano impelagati in una brutta faccenda, un furto di un'opera d'arte, con legato un omicidio, rapimento di una ragazza, e Morventi e la sua squadra dovranno dipanare questa matassa che sembra piuttosto aggrovigliata. Ragione da vendere, Enrico Pandiani. Edito da Nero Rizzoli. Rizzoli. Seconda lettura del mese, James Roy, Cronaca Nera. Diciamo che questo libro l'ho preso, un libro molto agile, un libretto di 100 pagine, poco più, che è una sorta di aperitivo, visto che a breve uscirà in America The Storm, che è il secondo episodio della quadrilogia iniziata qualche anno fa con Perfidia. Non mi veniva il titolo, e più che un libro si tratta di due reportage su due delitti, uno degli anni 60 e uno degli anni 70. Il primo vennero uccise due ragazze in un appartamento, crudelmente uccise, e nel secondo l'omicidio di Salmineo, l'attore che fu il coprotagonista, diciamo, di Gioventù Bruciata assieme a James Dean. E come sempre con la sua scrittura particolare, molto carica, intensa, e Roy riesce a ricostruire questi due fatti di cronaca scavando negli archivi, scavando nei materiali di repertorio, e ne esce un libro che si legge agevolmente e mette l'appetito in vista delle 800-900 pagine di This Storm che usciranno, speriamo, presto. E ottima idea quella di Sellerio di ripubblicare tutte le opere di un grande scrittore del 900, Graham Greene, uno scrittore britannico che oggi di cui si parla sin troppo poco, ma che ha scritto delle opere memorabili. Il console onorario è il primo di questi volumi, ed è ambientato in un Sud America molto particolare, in cui dei ribelli, siamo in Argentina, vorrebbero rapire l'ambasciatore americano. In realtà rapiscono il console onorario britannico, che è un povero Cristo ubriacone, per cui nessuno si dannerà l'anima, nessuno si dannerà l'anima per cercare di liberarlo. L'unico che tenterà di fare qualcosa è un medico paraguayano, ma di origine britannica. E niente, di Green avevo già detto qualche anno fa Il nostro agente all'Avana, è un grandissimo libro, anche questo libro. E lo consiglio vivamente, perché si tratta uno degli scrittori che probabilmente avrebbe meritato un premio Nobel, anche se all'epoca, quando pubblicava questi romanzi, veniva considerato più come uno scrittore d'evasione, come uno scrittore di noir, thriller, sì, Grazie.
Oggi è considerato uno scrittore tutto tondo, un grande talento della narrativa del Novecento. No. Sì, ma si può fare video così. Vabbè, è uno scrittore tutto tondo. A tutto tondo, edito da Sellerio, e aspettiamo le prossime uscite di questa collana dedicata a Graham Aspetto che arrivino in un'orata. Cioè, in confronto a me Luca ha giurato in dilettante. Allora, quarta Me metto da domanda. solo, Guarda, Giancarlo De Cataldo, Albanera. Ecco, questa collana Nero Rizzoli sta riunendo un po' tutti i protagonisti, diciamo, del noir italiano contemporaneo. E De Cataldo è celeberrimo per il romanzo criminale. Qui si dedica, diciamo, a una storia thriller, diciamo, una poliziotta un po' sopra le righe che si trova alle prese con un killer tornato improvvisamente dal passato. E che sevizia le donne in maniera molto particolare con dei nodi, non Sì, dico altro. beh. Vabbè, comunque un discreto romanzo, anche se De Cataldo ha fatto di meglio, perché i personaggi mi sembra un po' poco credibile, la storia è un po' di déjà vu, nel senso che storie come queste sugli uomini che odiano le donne ne abbiamo già lette in questi ultimi anni un po' troppe. Gli ho dato un 6 di stima, diciamo. Ma hai detto personaggi? No, ho detto Sei personaggi. sicura? Sì. E Roberto Arlt, I Sette Pazzi. Questo libro è stata una bella scoperta perché si tratta, diciamo, di Arlt, è uno degli scrittori che ha inaugurato la letteratura argentina contemporanea. Questo libro è molto particolare perché parla di questo gruppo di personaggi un po' strampalati che vorrebbe fare una rivoluzione, finanziarla tramite l'inaugurazione di una serie di bordelli per avere. Però alla fine questi personaggi sono tutti stravaganti, sono un po' una sorta di gruppo di poveracci che diciamo un libro che è molto ironico, molto sarcastico a tratti e con umorismo nero e che mi ha colpito molto sia per la innovazione della scrittura, soprattutto considerata in quell'epoca, sia per la capacità, diciamo, di raccontare delle situazioni tipo la crisi politica, tipo la crisi economica, in una maniera molto scorrevole, molto, come dire, umoristica, ma con molta inventiva. Io gli avevo dato un 8 pieno. Roberto Perrone. Questo probabilmente è uno dei libri più avvincenti dal punto di vista della scorrevolezza che ho letto negli ultimi tempi. E l'unico difetto è un po' sulla caratterizzazione dei personaggi, che sono un po' personaggi poco credibili, in quanto il protagonista è una sorta di via di mezzo tra Rambo e Terminator, che è più invincibile di 007, però alla fine è uno di quei libri che lo apri alla sera alle 8 e rischi di passare la notte insonne perché, nonostante le 400 rotti pagine, vorresti continuare a girarle per capire come va a finire. Alla fine ti rendi conto che hai terminato il libro. E se cerchi cercato un libro scorrevole, visto che iniziano ad esserci i primi caldi, un thriller adrenalinico da leggere sotto l'ombrellone, scegliete questo, edito da Rizzoli, Roberto Perrone, La seconda vita di Annibale Canessa. E Manuel Vilas in tutto c'è stata bellezza. E luce ombre per questo libro che mi ha lasciato un po' perplesso, in quanto io mi aspettavo un Alto Patria, che è stato un romanzo che è stato tra le mie letture preferite dello scorso anno. In realtà questo libro compatti ha due sole cose in comune, il fatto che l'autore è spagnolo e l'editore Guanda, infatti non c'entrano un fico secco l'uno con l'altro. Questo libro in realtà è più che altro una confessione dello stesso autore, che è anche il protagonista, che racconta la sua vita e più che altro il ricordo dei genitori scomparsi da poco e quindi tenta col presente, con la sua vita di adesso, di formulare quello che è un ricordo del suo passato, di quella che è stata la sua vita, di quella con frequenti rimandi alla vita di chi l'ha preceduto e speranze per le persone che verranno dopo, che sono i suoi figli.
Diciamo, è un libro, forse qualche ripetizione ogni tanto, perché i concetti vengono spesso ripetuti innumerevoli volte, con un libro che si legge in maniera molto con attenzione, anche perché è una scrittura molto particolare, molto poetica, direi, e dal punto di vista, diciamo, della trama, non esiste una trama, e questo personaggio continua ad andare avanti e indietro nel tempo con la sua... col suo metodo di analisi che non segue un flusso temporale preciso, ma becca dei punti particolari all'interno della sua storia passata e nella storia della sua famiglia. Io gli ho dato un 7. Ovviamente Manuel Vilas in tutto c'è stata bellezza, come ho detto, guarda. L'ultima lettura del mese è stata quella di L'editto del fascista Nuvola Nera di Angelo Maranzana, che è il seguito di Alle spalle del cielo, di cui avevo parlato lo scorso anno. E Maranzana cambia editore, da Valdini Castoldi passa a Fanucci con questa collana nero italiano, e probabilmente scrive quello che è il miglior noir della sua carriera. Ritroviamo il personaggio che si chiama Lorenzo Maida, non Enrico come ho detto la volta scorsa, e che si trova alle prese con il delitto, diciamo, di due fascisti che vengono uccisi, il primo con una stilettata al cuore, il secondo un taglio alla giugulare. E le due vicende, questi due omicidi sembrano legati per una vicenda di tanti anni prima, di 20 anni prima, di una ragazza che era stata violentata e a seguito di quel dramma si era suicidata affogandosi in un fiume. E sempre è bella ricostruzione d'epoca di un'Alessandria all'epoca degli albori, diciamo, no, degli albori, del tramonto di quello che era stato il fascismo, al contrario. Infatti siamo tra le scene finali, c'è quello dell'arresto di Mussolini a Dongo, appunto. E che dire d'altro? Che è bello vedere questo Maida, che è tutt'altro che un poliziotto, un commerciante di tessuti, anche se ha un passato, diciamo, da investigatore, che indaga nonostante la città sia sotto i bombardamenti, e spesso, mentre lui va in giro, piovono queste bombe dal cielo perché ci sono gli alleati che continuano a bombardare la povera Alessandria. E niente, una lettura che mi è piaciuta molto. Maranzano, un giallista, secondo me, meriterebbe maggior fortuna. L'unica cosa è che lui probabilmente a volte calca troppo sulla scrittura, cerca di scrivere talmente bene che l'unico, diciamo, come dire, appunto che posso fargli è che calcando con la scrittura a volte diventa persino troppo elegante, e la scorrevolezza, diciamo, la tensione propria del noir ne perde un pochettino. Comunque, ce ne fosse scrittore così, fior fior di scrittore. Il delitto del fascista Nuvola Nera, Angelo Maranzana, Fanucci. Quindi in sostanza abbiamo capito che gli piacciono i libri allegri, libri dove si torturano le ragazze e i libri dove c'è qualcosa di nero in copertina o nel titolo. Cioè, viva la felicità proprio. Io Esatto. inizio a preoccuparmi in quanto ragazza. E aspettate che spengo, adesso vado a torturare un po'. No! Vabbè, non vi dico niente, né buonasera né buongiorno, perché poi Meli mi dice che non si sa quando vengo da sta cosa. Vi saluto caramente e fatemi sapere se qualcuno di voi ha detto. Cosa ho detto? Caramente. Si può salutare caramente. E fateci sapere se avete letto qualcuno di questi libri, se vi sono piaciuti, se non vi sono piaciuti, se avete intenzione di leggerli, e tutto quello che vi viene in mente, che sia inerente a tutto quello che vi viene in mente. Punto. Va bene, buona a tutti. Buon pesce a tutti, visto che c'è lo scrittore a tutto tonno. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao.